1.000 mascherine saranno prodotte dall'azienda tessile ADE di Castiglion Fiorentino, mascherine come quelle di tipo chirurgico con copertura completa del naso e sagoma rigida per permettere l'adesione della maschera alle curve del volto. Le mascherine saranno poi messe a disposizione dell'ospedale San Donato di Arezzo non appena arriverà la validazione da parte dell'azienda sanitaria. Allora, è un materiale 100% cotone, con internamente ci sta il TNT, che è un materiale che adoperano per fare l'indumento per il chirurgo, per l'infermiere, il copriscarpe, questo qua. Noi l'abbiamo inserito internamente, è tutto di cotone anche dalla parte del rovescio, è lavabile sicuramente meglio a mano, col disinfettante, un Apisal, o anche un cloro allungato con dell'acqua e poi fatta asciugare normalmente. Per l'emergenza vanno bene, sono in attesa, in collaborazione con un'azienda fornitore nostro, in attesa di un 100% cotone con un trattamento antigoccia che probabilmente va bene anche per uso sanitario. Lo stabilimento lavora esclusivamente per Brunello Cucinelli, la fabbrica chiuderà per qualche giorno per sanificare gli ambienti di lavoro e poi il lavoro tornerà a ripartire ovviamente con tanta preoccupazione. Preoccupato e però penso che verremo fuori, ci vorrà del tempo ancora penso, molto tempo. Così è così, cerco di non pensarci. E vorrei fare tanto di più, poterle salvare tutti, tanto i giovani che gli anziani.